Imparare a cucinare con le spezie è il nostro obiettivo della puntata di oggi, perché le spezie rendono davvero unici i nostri piatti e ci aiutano ad utilizzare meno sale e meno condimenti per garantire così una cucina più sana e leggera, senza mai rinunciare al gusto. Ed ecco che la prima ricetta di oggi, il pollo al pepe, è l'esempio di come potremo realizzare ricette davvero saporite utilizzando delle spezie. La ricetta proposta dal nostro chef non è una delle più dietetiche. Ma se avete bisogno di alleggerire il piatto, potrete cuocere il pollo alla griglia, al microonde o al vapore e il piatto sarà comunque molto gustoso e saporito. Ecco un modo per dare un sapore deciso e forte al petto di pollo. Fate cuocere del bacon in abbondante olio bollente. Salate un petto di pollo. Aggiungete abbondante pepe alla farina ed infarinate il petto di pollo. Fate cuocere il petto in olio bollente. In un'altra padella fate cuocere tutte le verdure con aglio, cipolla ed erba cipollina. Aggiungete un po' di farina, il bacon croccante e i pomodorini a pezzi. Coprite tutto con vino rosso, aggiungete l'aceto, salate e versate del brodo. In ultimo mettete il petto di pollo e lasciate insaporire bene. Servite subito. Ed ora prendete nota degli ingredienti. Cavolfiore e lenticchie rosse al curry. Ecco la prossima proposta. Un piatto che potremmo considerare unico grazie alla presenza dei legumi e che saprà dare calore nelle fredde giornate invernali. Le lenticchie rosse sono tipiche della cucina indiana e sono vendute già decorticate. Per questo richiedono dei tempi davvero brevi di cottura e sono facilissime da preparare. Inoltre, poiché prive della loro buccia, tendono a creare da sole una purè densa e saporita, resa ancora più profumata dalla presenza del curry, che altro non è se non una miscela già pronta di molte altre spezie, come ad esempio il cumino, il coriandolo, la curcuma, lo zenzero ed altre spezie a seconda se lo si preferisce dolce o piccante. Mettete in una pentola dell'acqua e fate cuocere le lenticchie con uno spicchio d'aglio, la cipolla tritata, un cucchiaio di olio e un pizzico di sale. Aggiungete il curry nella besciamella e mescolate bene. Quando le lenticchie sono cotte, frullatele con il mini pimer e versate la crema su un piatto. Metteteci sopra del cavolfiore lesso e ricopritelo con la besciamella al curry. Ed ora prendete nota degli ingredienti. Ed ora una ricetta dal gusto deciso ma anche molto raffinato, il manzo con arancia e curry. I nostri chef hanno scelto il taglio del controfiletto, sicuramente una pezzatura pregiata, ma per questa ricetta vale la pena di spendere qualcosina in più per avere la certezza di un risultato perfetto. Potrete proporla per un pranzo speciale o una cena di festeggiamento, vi garantisco che non rimarrete delusi. Per il riso d'accompagnamento vi consiglio dell'aromatico riso rosso della Camargue, bello nel colore, sano perché integrale e dal gusto deciso, come il piatto a cui si accompagnerà. Arancia e curry sono gli ingredienti che rendono sorprendente il sapore di questa ricetta a base di carne. Tagliate a fette il controfiletto di manzo. Schiacciate l'aglio. Fate scaldare dell'olio di sesamo, aggiungete degli scalogni e l'aglio schiacciato
e dopo qualche minuto unite le fette di carne. Bagnate tutto con brodo di carne e succo di arancia. Poi aggiungete della pasta di curry, scorza di arancia e un po' di fecola di mais per addensare la salsa. Impiattate la carne e tenete da parte. In una ciotola condite del riso lesso con cipolla, pepe e menta tritata. Impiattate il riso accanto alla carne aggiungendo degli spicchi di arancia. Irrorate la carne con il fondo di cottura e servite. Ed ora prendete nota degli ingredienti. Ma possiamo realizzare anche dei dessert con le spezie? Certamente! E ne è un esempio la prossima ricetta, mele con yogurt e cannella. Si tratta di un dessert saporito, leggero e adatto davvero sia ai piccoli che ai grandi ospiti della nostra tavola. Inoltre la mela è perfetta per chi soffre di stipsi, mentre la salsa allo yogurt e cannella renderà squisito e per niente medica la vecchia e noiosa mela cotta. Queste mele con yogurt e cannella è un dessert semplice e delicato che piacerà a tutti, grandi e piccini. Con l'apposito arnese togliete il torsolo alle mele. In una bowl mescolate lo zucchero e il burro ammorbidito. Riempite le mele con questo composto e un po' di uvetta sultanina. Inserite nelle mele una stecca di cannella e versate nella teglia un po' d'acqua e qualche chicco di uvetta sultanina. Infornate e quando le mele saranno cotte ricopritele di yogurt e fate cuocere ancora qualche minuto. Servite subito. Ed ora prendete nota degli ingredienti. Le susine, delizioso frutto di fine estate, sono a volte rifiutate dai bambini perché hanno la buccia molto spessa e perché soffrono della concorrenza dei tanti frutti ottimi disponibili in estate sulle nostre tavole. Ecco allora un dessert per usare questa frutta spesso dimenticata nel fondo del frigorifero e darle una dignità da alta cucina. Le singole parti del piatto potranno essere preparate anche in anticipo e una volta predisposto il cartoccio con il dessert all'interno, ci si potrà sedere a tavola con i nostri ospiti e aspettare la fine della cena per infornare queste delizie. Piacerà ai golosi di tutte le età questo dessert semplice, veloce, con un gusto tutto da scoprire. Sbollentate le susine in acqua bollente ed eliminate la buccia. Aprite una bacca di vaniglia e ricavatene i semi. Prendete un pezzo di carta stagnola e adagiateci sopra le susine. Aggiungete i semi di vaniglia, il burro salato e una spolverata di zucchero a velo. Chiudete il cartoccio sigillandolo bene e infornate a 160 gradi per 15 minuti. Servite subito accompagnando con gelato alla vaniglia. Ed ora prendete nota degli ingredienti. Le spezie sono da sempre amiche e signore della cucina. In ogni cultura e in ogni parte del mondo vengono utilizzate per insaporire e persino sterilizzare i cibi, grazie alle loro proprietà naturalmente mediche. Nel nostro paese abbiamo la fortuna di avere infinite spezie da consumare fresche e secche e miscelare a piacere per realizzare piccoli capolavori. Se avete la fortuna di avere vicino casa negozi ben forniti o il vecchio mercato con il banchetto delle spezie, o ancora se conoscete un vecchio droghiere che esercita il suo antico mestiere di speziale, approfittatene e imparate il più possibile su questo argomento. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Non mancate!